minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul sagrato di Santa Maria delle Grazie. Ecco, uno scorcio che ci dà l'opportunità di pensare a quanti sono stati in questo luogo, quanti hanno incontrato Padre Pio, ma non solo fedeli, anche i suoi confratelli. Spesso vi abbiamo raccontato che questo luogo è stato un luogo di studio per i piccoli fratini. C'era un collegio serafico quando giunse qui Padre Pio nel 1916 e lui divenne il loro direttore spirituale per diversi anni. Tra questi c'era un piccolo collegiale che poi divenne frate, ovvero parliamo di padre Isidoro da San Nicandro Garganico, che era un sacerdote della provincia religiosa di Foggia. Era oratore, musico, carattere estroverso, cordiale, era molto simpatico dalle battute originali, scherzava, gli piaceva scherzare. Scherzava sui nei degli altri, racconta padre Alessandro Daripa Bottoni nel suo testo, ed accettava anche la risata restituita a sue spese. Aveva molta confidenza con padre Pio, quindi immaginiamo, era stato discepolo nel collegetto di San Giovanni Rotondo. Tra l'altro nell'epistolario sono anche raccolte delle lettere che ha scritto al suo padre spirituale, e padre Pio scherzava volentieri con padre Isidoro perché sapeva anche di non offenderlo. Dal convento di Cerignola padre Isidoro corse a San Giovanni Rotondo. Purtroppo era addolorato, era preoccupato, non riusciva a scherzare in quel momento. Padre Isidoro non si preoccupava mai e di niente, ma in quel momento, quel giorno, era molto preoccupato per la sua salute. Si presenta da padre Pio, implorando, vado sul virgolettato, padre spirituale mio, mi sento male, ho dolori atroci alla testa da un mese, ora devo recarmi a casa sollievo della sofferenza per accertamenti. Allora, padre, la prego, preghi per me. Padre Pio lo guarda, abbozza subito un sorriso, affretta il passo anche per non ridere seriamente. Il bello arriva dopo una settimana. Padre Isidoro torna dalla casa sollievo, glorioso, trionfante, torna il padre Isidoro di sempre, scherzoso. Subito al refettorio incontra padre Pio, scoppiettando di gioia: padre spirituale bello mio, sono tornato, sto bene, alla testa non mi hanno trovato proprio niente. E allora padre Pio sorride, ride e, non potendo più resistere, risponde: questo tutti noi già lo sapevamo, caro padre Isidoro, quando mai c'è stato qualcosa nella tua testa?